dopo la battaglia di Annibale sul Trebbi è andata in scena la battaglia Suon di Griglia. 15 squadre, la supervisione d'eccellenza di una delle più grandi organizzazioni mondiali di appassionati di barbecue, ma soprattutto tanta voglia di divertirsi e stare bene. È questa la ricetta del successo già decretato della terza edizione del Grill Contest, organizzato dall'associazione River Life con il patrocinio del comune di Rivergaro, nella suggestiva cornice dell'area attrezzata lungo il fiume Trebbia, arricchita di tanti stand e 12 food truck. Si stima una chiusura decisamente col botto, con migliaia di persone contate all'evento che già ieri ha visto sfidarsi le squadre, prima dello show cooking a sei mani con maestri del calibro del re della griglia Luca Bini, lo chef Luca Loris Barbiero e dal gambero rosso Matteo Tassi. Ci sono delle squadre che hanno proposto buone cose, altre un po' meno, però diciamo che si procede nel migliore dei modi. A vincere i lombardi Smoking Hot, seguiti nella classifica generale da Carpaneto BBQ e terzo classificato Puerco Escondido di Podenzano. Abbiamo anche deciso di allargare la manifestazione, abbiamo implementato i giorni, sono diventati 4 giorni, grandi novità anche dal punto di vista dell'area dei bambini, abbiamo aggiunto dei laboratori di cucina che molto apprezzati, molto molto richiesti, dove i bambini si potranno divertire. Oggi si prosegue fino a mezzanotte a tutta griglia. Tra gli ospiti musicali ci sarà Davide Shorty, finalista della 9ª edizione di X Factor. Domani gran finale, torna la cucina con lo show cooking condotto da Paolo Parisi. Ancora domani è previsto l'arrivo di chef Iro, professionista di lunga esperienza e personaggio televisivo attualmente impegnato alla prova del cuoco.